Bene, cominciamo con Alessandro Corno, top scorer di questa partita, 33 punti con 14 su 14 tiri liberi e tanto tanto altro, bellissimo gioco. Allora raccontami la tua partita dalle due facce, i primi due quarti un po' così e poi hai preso grande forza e ci hai dato tanto. Sì, diciamo che il primo tempo è stato un po' così per tutti, ma eravamo molto passivi, ci siamo fatti prendere dal loro pressing e dalla loro difesa aggressiva, quindi diciamo che loro giocano come una giovanile, noi abbiamo fatto gli errori di una giovanile, perché certo, sul pressing siamo andati completamente in tilt dietro, certo, e sulle rotazioni difensive errori mai visti prima, quindi appena abbiamo alzato un po' l'intensità in difesa e trovato qualche canestro in più siamo riusciti a entrare in partita. Per quanto riguarda me, lo so che se sono aggressivo dall'inizio posso fare questo perché ne ho le capacità, il problema mio è proprio concentrarmi sempre, rimanere sempre concentrato sulla partita, sulle mie possibilità e basta questo. E basta questo, e diciamo che abbiamo avuto due belle partite anche la scorsa settimana e anche quell'altra, sì, contro due belle squadre, belle forti. E raccontacene un po', visto che noi non abbiamo avuto il piacere di vederle con le frequenze di Piero. Allora, la prima partita contro Ginate è stata sicuramente la migliore secondo me dell'anno come continuità, perché nell'arco dei 40 minuti chiunque entrava dalla panchina o nel quintetto ha dato intensità e non l'abbiamo proprio mai fatta entrare in partita, quindi proprio una partita perfetta. Quella con Cusano sicuramente meno spettacolare e più punto a punto, però l'intensità anche lì non è mancata mai un minuto, abbiamo sbagliato parecchi tiri facili, però dietro abbiamo veramente chiuso la saracinesca e non abbiamo fatti mai segnare proprio. E adesso Busnago. Tu ci hai già giocato contro Busnago? No, non eri ancora rientrato, non li hai ancora visti, sono una bellissima squadra anche questi qua. Cosa pensate di fare? Visto che siamo qua in casa, ci rivedremo poi. Sicuramente lavoreremo in settimana per prepararci al meglio per questa partita. Arriviamo da tre vittorie importanti, certo questa è una bella vittoria ma ci fa riflettere, perché non possiamo con l'ultima in classifica rischiare di perdere una partita o essere sotto comunque 25 minuti, quindi cercheremo di resettare e ripartire dalle due partite precedenti perché sicuramente ci servirà. Perfetto, buona doccia, grazie, grande mille, partita, complimenti, alla prossima, ciao. Bene, siamo con Sante Chionchio, head coach di questa giovanissima Pallacanestro Meda. Raccontaci un po' la partita dalle due facce. Sì, bravo, due facce, hai detto benissimo, nel senso che noi abbiamo giocato un primo, secondo quarto direi perfetto, trovando buonissime soluzioni con sui pick and roll soprattutto, sì, con la palla dentro a Grassi che finalmente stasera avevo e si è visto. L'hanno dimenticato parecchie volte in mezzo al campo. Certo, sì, certo. Poi ho detto ai ragazzi che probabilmente Rovello avrebbe modificato e fatto qualcosa di diverso. Noi non siamo stati bravi a trovare le soluzioni diverse in attacco e nel contempo abbiamo subito tantissimo da Corno, che ha credo spaccato in due la partita. Bravo lui sicuramente, non bravissimi noi perché comunque l'abbiamo lasciato anche andare in striscia, e quindi un giocatore di questo tipo non va mai lasciato libero di giocare, ecco. Quindi peccato perché alla fine 5 punti. 5 punti sono proprio pochi, vero? Pochi. Sì. Poi noi ogni partita subiamo un arbitraggio chiaramente, non dico a sfavore, ma dico comunque no, dubitabile. Sui contatti sicuramente, se c'è una squadra da come dire, favorire, la squadra più grossa. Noi siamo piccoli e quindi anche piccoli dal punto di vista proprio fisico nel, sì, senso che siamo dei ragazzi, quindi non siamo bravi in difesa a mascherare i contatti e non siamo bravi in attacco a riuscire a tutire i colpi che prendiamo, quindi
certo. A volte abbiamo questo difetto, anche se diceva prima anche Alessandro Corno che loro hanno subito, noi il Basket Rovello ha subito molto il pressing dei primi due quarti, sì. Poi avete mollato un pochino la difesa nel terzo quarto e veramente lui ne ha fatte sì. Di tutti i colori, forse la maggiore intensità difensiva che avete messo nei primi due quarti, anche certo. Se giustamente pesata dagli arbitri in modo differente, sì. Ha comunque pagato tanto. Sì, sì, questo aspetto è che purtroppo noi se giochiamo 40 minuti con quella intensità non ce la fa, cioè infatti la follia, certo. Non riusciamo a metterci 40 minuti di pressione a tutto campo, quindi quando appena molliamo un attimo si vede, perché poi gli avversari si fanno sotto, soprattutto quando noi andiamo avanti e abbiamo l'inerzia in mano. Ci è capitato più volte di essere avanti e di pagare un po' la fatica, anche perché noi facciamo il doppio campionato, quindi probabilmente un po' di fatica si sente. Bene, grazie di questa chiacchierata, ci vediamo l'anno prossimo sicuramente. Alla prossima. Amici di Piero, grazie buona mille. Arrivederci.